Consigliere Martinazzoli, in aula è passata una sua mozione all'unanimità, tra l'altro, che riguarda la richiesta di compensazioni per i territori interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche. Dunque, per le località, quindi gli enti locali del posto, quali vantaggi ci saranno? E con questa mozione ho appunto voluto portare all'attenzione del problema dei canoni idrici per le grandi derivazioni che non sono mai state rinnovate e c'è il problema appunto dei sovracanoni, perché noi con quei sovracanoni che già Regione Lombardia aveva fatto presente in più leggi al governo, che invece poi non ci sono state accolte, vogliamo insistere sul fatto che i territori devono essere ricompensati per lo sfruttamento delle risorse idriche. E con questa mozione cerchiamo delle compensazioni, cerchiamo degli accordi con i concessionari per fare in modo che ritornino sul territorio appunto delle compensazioni che possono essere infrastrutturali, che possono essere per il rifacimento della depurazione, per la viabilità, ma anche per l'occupazione, perché problemi di occupazione anche sul nostro territorio ce n'è moltissima, ci sono molte persone che stanno perdendo il posto di lavoro e magari con degli accordi che si possono utilizzare anche queste risorse potremmo dare una mano ai lavoratori ma anche alle aziende.